Sì, domani parto, eh? Cosa dici te? Sì, ciao Pepe, saluta, saluta. Piove, eh? Buon auspicio per la partenza. Si dice partenza bagnata, partenza fortunata, eh? Meno male, speriamo bene, ormai mancano giusto pochissime ore alla partenza. Domattina alle 4 di notte si prende il volo verso gli Stati Uniti e arriverò, che appunto là sarà ancora giovedì mattina, mentre qui probabilmente è venerdì notte. Sarà proprio un bel lungo, 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 lungo viaggio. Ok, ci siamo. Sono quasi le 6 del mattino. Quello è il volo che ci porta ad Amsterdam e da lì poi prendiamo quello direttamente per Portland, per gli Stati Uniti. Sono appena le 7, già fatto colazione con un bel panino dell'aereo, quindi buonissimo, anche perché sai, essendoci svegliati alle 7, alle 3. Alle 7 di mattina si mangia comunque volentieri, anche se è un panino. Ancora un'ora e arriviamo ad Amsterdam. Ok, sono arrivato ad Amsterdam. Questo aeroporto qui non me lo ricordo benissimo, c'ho solo 10 minuti per raggiungere il gate giusto del mio volo. Comunque dovrei farcela, anche se questo aeroporto qui è veramente, veramente enorme. Detto ciò, preso quello, il grosso è fatto. Questo è il terzo posto in aereo in 8 ore di volo e devo dire che oggi si è mangiato bene, manca giusto poco più di un'oretta e finisco di vedere il mio ultimo film, terzo della giornata, di mangiare e finalmente poi dovremmo esserci negli Stati Uniti. Meno di un'ora all'arrivo a Portland. Ovviamente poi non è finita perché mi manca ancora da fare tutti i controlli dell'immigrazione e tempo di arrivare a Lincoln City, mi aspettano ancora un paio d'ore di macchina. Quindi tutto sommato oggi sarà una delle giornate più lunghe della mia vita, considerando che per me adesso sarebbe giovedì sera, quasi giovedì notte, mentre qui al mio arrivo, anzi adesso sono le 11 e al mio arrivo sarà mezzogiorno, quindi abbiamo ancora tutta la giornata davanti. Lunghissima, ma alla fine ci siamo, l'alba di mezzogiorno, adesso finalmente sono arrivato, adesso giusto ancora un paio d'ore di macchina fino alla costa. Questo è il mio primo test ride.
sono sulla spiaggia di Lincoln City. Domani sarà Memorial Day negli Stati Uniti, quindi non partirò subito domani per il viaggio. Probabilmente partirò tra un paio di giorni, quando ci sarà meno traffico e meno casino. Il piano iniziale è di fare la costa, partendo da nord e andando giù verso sud. Riguardo la moto, devo dire che è perfetta per l'utilizzo che ne voglio fare. Sono sicuro che viaggerà molto bene, perché comunque ha un consumo che è veramente irrisorio, un motore molto affidabile, quindi secondo me è il mezzo decisamente giusto per affrontare questa tipologia di avventura in questo viaggio. In più è assolutamente carismatico, perché quando vado per strada e mi fermo a fare dei video o così, subito qualcuno mi chiede sempre che moto è, che cilindrata ha e tutto il resto. Buongiorno, allora oggi è il Memorial Day, quindi c'è molto traffico sulla strada, quindi abbiamo deciso di venire giusto a fare un piccolo giro abbastanza veloce ma molto spettacolare. Questo è Cascades, questo è il Salmon River, è veramente una bellissima zona in cui andare in moto. La strada per arrivare qui è libera dal traffico, a parte sull'autostrada principale. E probabilmente passerò di qui anche per domani. Per i piani che ho domani sono di fare un giro di una giornata, sarà attorno alle 7-8 ore di guida fino al confine con lo stato di Washington. Astoria è la città più a nord, qui sulla costa, e successivamente tornare giù fino a Lincoln City facendo la strada che costeggia l'oceano. Beh, che dire, non ci sono parole. Lincoln City, Rudy, il paradiso. Vuoi, vieni qua, fai un saluto. Oh, yes. Sei, wait, ok, sei I Jab TV. I what? Jab TV. Jab TV. Saluti. Saluti a tutto. A tutti.